Un saluto a tutti gli amici di Pesca Spinning. Oggi tratteremo di una nuova rubrica dedicata al mondo della pesca che andrà in onda sul nostro canale YouTube su Spinning Television. Nel dettaglio oggi parleremo dello scorso evento fieristico di Roma, il World Fishing, che è giunto quest'anno alla quinta edizione. Sono stati davvero tantissimi i visitatori che con un unico biglietto d'ingresso hanno avuto l'occasione di poter accedere anche agli altri padiglioni, dove nelle stesse giornate si svolgevano anche il Big Blue, ovvero il salone dedicato al settore nautico, e quello dedicato al mondo della subacquea. Il World Fishing è la mostra mercato più grande del sud Italia e tra le tante attrattive sicuramente quella che ha avuto più interesse è stata quella dei seminari dedicati un po' a tutte le tecniche di pesca. Si è parlato infatti di carp fishing, di spinning, ma anche di jigging e di traina. Ci sono stati importanti testimonial che non si sono mai risparmiati nel rispondere alle domande di tanti appassionati giunti un po' da tutta Italia. Durante il nostro giro tra gli stand abbiamo avuto modo di vedere e toccare con mano tante novità. In primis la bellissima canna Irrus Nano Fusion, che è un vero concentrato di tecnologia e che ci è stata gentilmente illustrata nei dettagli dal carissimo Francesco Dotto di Bass Store Italy. Un salto in piscina prova e abbiamo visto interessanti esche in azione. Il nostro giro è continuato per i vari stand, dove abbiamo avuto l'occasione di concederci qualche nuovo acquisto, invogliati da sconti che sono arrivati fino al 60%. Infine un saluto al nostro carissimo Vincenzo Muscolo, che allo stand Molix ci ha mostrato alcune delle novità che troveremo nei nostri shop a partire da marzo. Tra le tante novità, in particolare la nuova serie di canne Fioretto, che spazia dallo spin leggero alla trota a quello estremo al tonno. Inoltre, sempre allo stand Molix, tante nuove esche dedicate sia al mare che alle acque dolci, ma di questo, dei dettagli, ci occuperemo di articoli dedicati prossimamente. In conclusione, credo che il World Fishing di questo 2013 sia stato un successo, soprattutto per la grande affluenza di pubblico giunta da molte parti d'Italia, non solo dal Lazio. Inoltre, rispetto alle scorse edizioni, c'è stato molto più spazio per la pesca con le esche artificiali, dato importante che dimostra la costante crescita e il costante interesse verso questa tecnica. Per il momento è tutto, un saluto da Luigi di Planet Spin, a tutti gli amici di Pesca Spinning, ci vediamo alle prossime Spinning News.